Buongiorno, saluti, bentrovati. Siamo qua a Massa Lubrense, abbiamo degli ospiti illustri oggi, è vero? Sono ospiti che ormai abbiamo già da un po' tra di noi, ci vengono a trovare spesso, sono già la seconda volta in pochi mesi che ci onorano della loro presenza e fanno sì che il nostro territorio sia ancora più conosciuto in tutta Italia. Dottoressa Pappalardi, chi sono questi ospiti? Ecco, Luca Sardella, il piacere. Ormai è un amico. È una persona di famiglia. È assolutamente una persona di famiglia e mi auguro che lo diventi sempre di più per il territorio di Massa Lubrense. Dottor Sardella, ma voi venite qua per dare consigli o per rubare segreti? No, vengo qua perché mi hanno offerto un'abitazione gratis, allora non potevo dire no. Il sindaco ha detto noi vogliamo dare la cittadinanza, statua no, facciamo i corna, quello più in là. Però la casetta è piccola, è un mondo incantato come Massa Lubrense, scusate. Cioè qui giri, cammini, senti il profumo di limone, arancieri, c'è di tutto, di più, la loro cortesia, la loro generosità che è immensa e questo è bello. Ma vuoi vedere questo mare azzurro? Poi se tu allunghi la mano è come sfiorare la facciata di Capri, insomma si mangia bene, il pesce, i gamberetti, cioè mi hanno portato a mangiare questi gamberetti. Ti dico la polla? No, ma i gamberetti, ma metti, guarda, portiamo una porzione di gamberetti al dottor Sardella. È arrivato un piattino con una ventina, 15. Ho detto scusate, per me sono un po' pochini, la domanda hanno portato un piattone enorme, me li sono finiti, stanotte li sentivo addosso che camminavano, cioè, siete veramente in gamba. Veramente la signora Teresa, per avermi qua, mi ha fatto un messaggio su WhatsApp, dappertutto, ormai dovevo vedere su tutti i siti miei, sempre un messaggio suo, di molto tutto quello che il marito avrà pure pensato male. Dico, ma chi scrive questo di nome? Luca, quando è che ci vieni a trovare? Quando facciamo la trasmissione? Ma pure quando vieni casa? E ti scusi, fai uscire il sole almeno. Combinazione, siamo arrivati e oggi non c'era il sole. Però domani avremo una giornata bellissima. Poi c'è Amalia che riesce ad ammagliare tutti, con la sua bellezza, la sua simpatia, che è il braccio destro, sinistro, non so se quale braccio, di Teresa, tutte e due. Per questa puntata dove metteremo l'attenzione? Su che cosa? Vini, formaggi, territorio, pesce? La cultura. Abbiamo già visitato, abbiamo bene o male visto tutto quello che potevamo, data la ristrettezza dei tempi e l'inclemenza del tempo per quello che riguarda l'artigianato e infatti il percorso l'abbiamo stato studiato assieme al presidente della Coldiretti e da domani invece faremo mare e faremo anche cultura. Abbiamo fatto anche oggi orticoltura, botanica con l'amico Gennaro, grazie al proprio presidente della Coldiretti che ci ha introdotto in certi, perché se non conosci parete poi col paracadute dove cado, vado lì, lui ci ha portato un po' in queste zone e vedremo l'allevamento di vacche per il latte che poi viene utilizzato per questo provolone del Monaco, del Frate, poi diciamo del Monaco. Però ripeto, la cosa bella è che andremo proprio via mare per vedere un po' dal mare tutta la costa, questa che appartiene qui a Massa Lubrense, dintorni, pescheremo, troveremo, sperando di trovare i gamberetti, li cucineremo, poi andremo a vedere anche... Saremo sulle orme dei greci, dell'antica Roma, saremo sotto al tempio dell'Atena, della dea Atena, dove si rendeva omaggio, un tempio, la scala osco-sannita, antichissima, e quindi... Il paesaggio, c'è stata da poco la giornata internazionale del paesaggio che meglio ancora inquadra il territorio di Massa Lubrense perché in pochi minuti siamo dal mare alla montagna alla bellissimo, collina. Stupendo, è un posto veramente... Uno quando arriva da Roma si ferma sempre a Sorrento, perché personalmente, ma lo dico adesso, non me ne vogliono, così i sorrentini, non me ne vogliono, io preferisco qui perché, ripeto, c'è una dimensione umana un po' diversa, un po' più, cioè lì siamo ormai diventati sofisticati, è come una cosa industriale o artigianale, qui è artigianale tutto, quindi c'è l'umanità, c'è il cuore, c'è una cosa diversa, si vive meglio qui. Sei d'accordo? Assolutamente. Non è se dici no, Poi il sindaco. Il sindaco invece dirà sicuramente di no. Poi c'è un sindaco, va più c'è un sindaco stupendo, c'è un sindaco stupendo, meraviglioso, che io difficilmente li incontro, vado a cena con loro. Lui è veramente una persona stupenda, generosa, umile anche, molti sindaci la puzza sotto il naso. Ti ha parlato del suo albergo diffuso, città di Massa Lubrense, al di là di tutte le diciture, no? Città del provolone, città del vino, città dell'olio, anche museo diffuso sul territorio, perché una serie di piccoli alloggiamenti per
turisti insoliti, bello, hanno fatto sì che, vero sindaco? Sicuramente. Quelli che chiamiamo bed and breakfast o case di ospitalità fanno sì che, dove volete dormire, sotto un uliveto o sotto un limonade, una limonata? Anche perché il territorio lo permette. Grazie della vostra presenza, veniteci a trovare quanto più spesso è possibile. Quando andiamo in onda? Allora, veniteci, non è giusto, perché qua è l'unico, sono io che devo venire. Questi signori hanno la fortuna di starci qua, altro che radici d'olivo, questi sono le radici qua. Ho detto a tutti, volete venire a Roma? No, no, che diciamo, lei non sa. Loro non si muoveranno mai di qua. Amalia, fai un saluto a te. Fai un sorriso. Un sorriso fa sempre, un saluto al popolo che deve venire qui. Dile, venite qua da noi. Venite qua. Venite qua, vi aspettiamo. Grazie. Sta in onda adesso prestissimo, forse l'8, forse la settimana dopo, comunque lo sapremo attraverso loro, capiremo, insomma, Teresa, Comune. Sarà una puntata lavorata molto bene, già ho dato ordine di impiegare 6 giorni di montaggio con 4 sale, fatte cose belle con delle musiche diverse, e ci saranno molte sorprese, perché adesso abbiamo detto sì il formaggio, ma le sorprese sono tante, perché poi noi strada facendo incontriamo personaggi particolari, anche gente comune, cioè inizieremo certo con una chitarra, con una canzone tipica campana, cioè, non mi fate dire tutto, sennò anche perché se no scopriamo tutto, non vedo la grazie, grazie e complimenti per la trasmissione, dottor Sabello. Si è messa una vesta scollata, Luca Piella che nastra e che rosa, questo è l'inizio della trasmissione. Ciao.